due fratelli, Franz e Vincent Rösler, sono venuti nel 1747 da Praga a Roma, stabilendosi in via Condotti. Nel Settecento Casanova definì Piazza di Spagna come il quartiere cosmopolita di Roma. Nell'Ottocento la zona di Piazza di Spagna era considerata il quartiere inglese, abitata da personaggi famosi britannici come Lord Byron, che visse nel periodo romano al numero 66 e dove ospitò anche il suo amico, il poeta Shelley, mentre Keats, nel 1821, dimorò insieme a Severn al numero 26. Nel 1848, l'immobile sito al numero 31 divenne sede del Casino degli Inglesi, che era un circolo letterario, mentre al numero 85 c'era il Caffè degli Inglesi, decorato dal Piranesi con il classico repertorio iconografico egizio. Al numero 23, a fine 800, fu inaugurata la sala da tè Babington. Via dei Condotti fu una delle vie più amate da Casanova, famosa per i caffè, la nuova istituzione settecentesca, luoghi di incontri e di creazione di arte e di cultura. Tra essi spiccava il Caffè Greco. Proprio in Via dei Condotti, la famiglia Rösler Franz possedeva la banca Rösler Franz e l'hotel d'Alemagna. L'albergo era consigliato come uno dei più confortevoli di Roma e vantava una clientela internazionale, composta di personaggi che erano già famosi o che lo sarebbero diventati in seguito, come Goethe, Stendhal, Wagner e Winckelmann, considerato il maggiore archeologo del Settecento e il fondatore della moderna storia dell'arte. Questo breve elenco di ospiti dà un'idea della atmosfera che si poteva respirare e divenne così famoso tanto che Giuseppe Gioacchino Belli gli dedicò un sonetto. Ettore Rösler Franz nacque l'11 maggio 1845 da Luigi e Teresa Biondi ed ebbe tre fratelli, Francesco, Alessandro e Adolfo, che parlavano correttamente quattro lingue. Questo ha sicuramente influenzato la loro formazione culturale e favorito la conoscenza delle idee liberali che circolavano in Europa, essendo l'hotel d'Alemagna frequentato da importanti artisti e intellettuali. I quattro ragazzi Rösler Franz studiarono dai fratelli delle scuole cristiane a Trinità dei Monti, sopra la scalinata di Piazza di Spagna, realizzata da Francesco De Santis, per supplire al forte dislivello fra la piazza e la chiesa della Santissima Trinità. Quest'ultima costituisce l'asse di un percorso simbolico che si eleva dalle acque del sottosuolo che alimentano la fontana della Barcaccia, realizzata da Gianluigi Bernini, fino all'archetipo celeste della chiesa di Trinità dei Monti. Nella piazza antistante venne innalzato nel 1806 un obelisco, icona per l'appunto del rapporto fra terra e cielo e immagine dell'ascesa iniziatica verso la luce. Nel 1863, a 18 anni, Ettore Rösler Franz iniziava il corso di pittura frequentando la prestigiosa Accademia di San Luca insieme ad Ettore Ferrari, figlio dello scultore e carbonaro Filippo Ferrari, che partecipò alla spedizione dei Mille. In merito al rapporto tra Ettore Rösler Franz ed Ettore Ferrari, amicizia durata tutta la vita, il professore Paolo Emilio Trastulli disse: «Nel 1863 è il primo ritratto del giovanissimo artista un pastello piacevole ed espressivo, opera dell'amico e coetaneo Ettore Ferrari, più tardi scultore famoso, compagno inseparabile nelle prime scorribande artistiche per la campagna romana». Il 4 dicembre 1863 Ettore Rösler Franz
terminò gli studi presso l'Accademia di San Luca, conseguendo con ottimi voti il diploma nel quale si diceva: «Nel giudizio che i professori hanno dato del concorso scolastico di quest'anno, il signor Ettore Rösler Franz, romano, ha ottenuto il secondo premio della seconda classe dell'architettura elementare». Tenuto conto della severità degli studi e delle applicazioni che venivano svolti nell'Accademia, questo potrebbe spiegare la precisione di Ettore nella riproduzione degli edifici e dei monumenti romani negli acquarelli che dipingerà negli anni successivi. Il 7 gennaio 1864, Ettore Rösler Franz iniziava a lavorare come impiegato presso il consolato inglese a Piazza Poli, assunto personalmente da Joseph Severn. Il nome di Severn resta legato a quello del poeta John Keats, che accompagnò malato di tisi nel 1820 a Roma. Il giovane poeta inglese non riuscì a guarire, ma nei tre brevi anni in cui si era dedicato completamente alla poesia, aveva già composto delle odi che gli avrebbero dato l'immortalità. Keats avrà in Joseph Severn il più devoto degli amici, votato esclusivamente a prendersi cura dell'infelice poeta al fine di alleviarne le sofferenze. Durante tutto il decorso della sua malattia, infatti, gli rimarrà vicino, non abbandonerà mai il suo capezzale. Il 23 febbraio 1821, John Keats, appena 25enne, morì e venne sepolto nel cimitero degli inglesi, come allora era anche chiamato, accanto alla piramide di Caio Cestio. In merito alla frase che Keats volle sulla sua tomba: «Qui giace un uomo il cui nome è scritto sull'acqua». Si tramanda che quando la pronunciò per la prima volta, i suoi amici più cari gli risposero: «Se il tuo nome è scritto sull'acqua, questa è formata dalle lacrime di coloro che ti vollero bene». Nel 1861, Joseph Severn venne nominato console d'Inghilterra a Roma. Severn, nonostante il governo britannico fosse neutrale e non interventista sulla questione romana, spesso prese parte ad azioni diplomatiche che i suoi superiori considerarono eccessive rispetto al mandato di console. In particolare, utilizzò il suo ufficio per liberare i prigionieri politici. Il grande ascendente di Severn sul governo pontificio, il diffuso consenso incontrato dalla sua opera e la geniale simpatia che circondava la sua persona gli consentirono molte trattative di successo. Anche la famiglia Rösler Franz sperimentò, del resto, le sue qualità di abile mediatore. Severn riuscì infatti, nel 1861, a far uscire di prigione Francesco Rösler Franz, fratello maggiore di Ettore e di Alessandro, portatovi per motivi politici e, inoltre, quando sarà esiliato, otterrà di farlo assumere alle ferrovie napoletane che il generale Giuseppe Garibaldi, dopo la liberazione di Napoli dai Borboni, aveva dato in gestione ad Adriano Lenni. Nel consolato britannico, Ettore Rösler Franz sarà un impiegato di esemplare diligenza e lealtà, godendo della totale fiducia del console, che era un valente pittore e con cui iniziò anche il suo apprendistato. Severn lo introdusse nel gruppo dei pittori romani, che maggiormente erano orientati a un rinnovato interesse verso il paesaggio, e gli facilitò relazioni sempre più ampie e articolate con il mondo artistico internazionale. Il lavoro dal 1864 al 1872 presso il consolato inglese permise ad Ettore di approfondire la conoscenza della cultura anglosassone e delle teorie che dall'Inghilterra si andavano diffondendo attraverso la pubblicazione di testi importanti come Le pietre di Venezia e il manuale da disegno di John Ruskin, il quale,
oltre ad essere amico, era anche imparentato con Joseph Severn, poiché Arthur, il figlio minore di quest'ultimo, aveva sposato nel 1872 la nipote di Ruskin, Joan Eniel Ruskin, andando quindi a vivere dopo il matrimonio a casa dello zio della moglie a Brentwood. Conclusa l'esperienza presso il consolato inglese e dopo un paio di anni di lavoro nella banca di famiglia, Ettore Roesler Franz nel 1875 fondò insieme a Nazareno Cipriani la Società degli Acquarellisti Romani come riconoscimento del valore e dell'importanza della tecnica dell'acquarello in Gran Bretagna, dove gode di ampia considerazione, e acquarellisti come William Turner sono posti nell'Olimpo dei pittori mondiali. Sempre nel 1875, Franz iniziò il progetto di Roma Sparita, per lasciare la testimonianza storica dei cambiamenti sociali e urbanistici della nuova capitale italiana. Dopo l'annessione al Regno d'Italia, il governo italiano decise di riprendere gli studi per l'elaborazione di un sistema di difesa della città dalle piene del Tevere, in seguito alla disastrosa alluvione del 28 dicembre 1870, che combaciò con la prima venuta a Roma di Re Vittorio Emanuele, che trovò la città allagata. Il 23 settembre 1875, la commissione parlamentare approvò il progetto dell'ingegnere Raffaele Canevari, che prevedeva l'arginatura del corso del fiume da Ponte Milvio alla Basilica di San Paolo fuori le mura. Questo evento, a fronte del quale la città di Roma era destinata a mutare il proprio volto urbanistico, cambiò la vita e la storia di Ettore, che intuì di avere una missione da compiere, quella di voler lasciare una testimonianza storica per i posteri delle profonde mutazioni urbanistiche. Per dipingere Roma sparita, è stata fondamentale la lettura del libro Le pietre di Venezia di John Ruskin, in cui è riportato un brano molto caro a Franz. Vorrei tentare di tracciare le linee di questa immagine prima che vada perduta per sempre e di raccogliere per quanto sia possibile il monito che proviene da ognuna delle onde che battono inesorabili, simile ai rintocchi della campana a morto contro le pietre di Venezia. Lo storico tedesco Ferdinand Gregorovius, cittadino onorario di Roma, rimase favorevolmente colpito dal progetto di Roma sparita e scrisse una missiva al presidente dell'Accademia di San Luca, Francesco Azzurri. Nella lettera si sottolineano alcuni punti fondamentali. Roma sta perdendo la sua fisionomia ad opera di una delle sue maggiori trasformazioni storiche. È tempo di salvare, prima che siano distrutti per sempre, i più importanti prospetti della città medievale, riproducendoli tramite fotografia o tramite dipinti. Sorprende che nessun artista romano, come invece è accaduto nel 600 o nel 700, sia stato sollecito nel rendere l'immagine di Roma nel proprio tempo, in un momento di così radicale trasformazione. Lo fa ora un giovane pittore dal nome straniero, ma romano per nascita e per lingua. L'artista, penetrato da un sentimento estetico quanto patriottico, si è studiato di raccogliere e di conservare con la sua arte le più caratteristiche vedute della vecchia Roma, che ora sta per scomparire. Spontaneamente è nato nell'immaginazione dell'artista romano un concetto di tanta importanza e costui, per ispirazione, ha indovinato che debba essere un'opera non solo artisticamente piacevolissima, ma anche storicamente necessaria, perché il compito imposto agli artisti viventi è avere la pietà verso il passato. Thank you.
tutta la serie dei 120 acquarelli di Roma Sparita sono improntati al sociale. Basti solamente pensare ai 12 acquerelli che raffigurano il ghetto di Roma. Chiaramente giocò un ruolo importante Ernesto Nathan, che è stato un altro personaggio fondamentale nella vita di Ettore Roessler Franz. Gli ebrei, come scrisse Ferdinand Gregorovius, sono presenti a Roma da più di 2000 anni e le prime testimonianze risalgono addirittura al secondo secolo a.C. Nel 70 d.C., con l'arrivo degli schiavi portati da Tito a Roma e dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, la comunità si ingrandì in modo considerevole. Nel 1553 fu ordinato il rogo del libro più importante della cultura ebraica, il Talmud. Nel 1555 Paolo IV Carafa ordinò la reclusione di tutti gli ebrei dello Stato della Chiesa nel ghetto, un quartiere prigione nel quale furono obbligati a vivere perdendo anche i diritti civili. Non potevano avere proprietà immobiliari, scegliere il lavoro e avere rapporti di amicizia con i cristiani. Al suo interno sono vissuti tra le 3.000 e le 7.000 persone nei vari periodi, fra tante difficoltà e le continue minacce dei battesimi forzati. Nel 1870, in seguito alla soppressione dello Stato della Chiesa, il ghetto fu aperto, ma essendo ubicato proprio sulle rive del Tevere, gran parte delle abitazioni furono rase al suolo a fine Ottocento, poiché a causa delle infiltrazioni di acque e delle piene del fiume, gli immobili erano divenuti insicuri e inagibili. Tra le amicizie della comunità ebraica romana si ricorda quella con la signora Amelia Segre, nata a Treves, che in una lettera indirizzata all'unico allievo di Ettore Roessler Franz, il tiburtino Adolfo Scalpelli, ringrazia per un disegno donatole, invitando lui e il suo maestro nella propria residenza. La signora Amelia Treves Segre, madre di Emilio, premio Nobel per la fisica del 1959, è morta nel campo di concentramento nazista di Auschwitz in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. Per una ventina di anni, a partire dal 1876, Ettore Roessler Franz si avvalse, oltre che di pennelli e cavalletti, anche del chinegrafo, primordiale macchina fotografica, e fu uno dei primi pittori al mondo a servirsi di questo nuovo strumento. Nelle sue fotografie non compare mai un avvenimento mondano o celebrativo, né vengono ritratti personaggi, ma esse sono lo specchio fedele della vita di mille e mille anonimi protagonisti della Roma umbertina. Gli piaceva stare con la gente comune. Molte sue foto rivelano un coinvolgimento personale sentito e autentico, come le fotografie del ghetto, che sono immagini di un realismo drammatico. Vi compaiono figure e volti di una intensità che turba e lasciano un solco profondo nella memoria. Lo stesso avviene per le sue foto di Piazza Montanara, dove riprende scene senza rincorrere ad alcuna lusinga o espediente. Sono immagini bellissime, capaci di scuotere l'animo dell'osservatore. Ettore si pose tra gli anticipatori del moderno reportage fotografico, a diretto contatto con la viva realtà di ogni giorno, e dalle sue foto si comprende in maniera ancora più chiara ed evidente l'appartenenza alla corrente artistica del realismo sociale della seconda metà dell'Ottocento. Egli è sicuramente stato l'antesignano della corrente cinematografica del neorealismo degli anni 40 del 200, che annoverò tra le sue fila alcuni dei più importanti registi italiani come Rossellini, De Sica e Visconti. Pur se fece parte dell'Associazione degli Amatori di Fotografia, egli non ne fece oggetto di commercio né di pubblicazione, servendosi soltanto degli originali in una unica copia.
Quando Joseph Severn morì, Alessandro ed Ettore si vollero associare agli altri intellettuali e artisti anglosassoni e statunitensi per erigere una stele funeraria vicino alla tomba di John Keats al cimitero acattolico. Sulla lapide è scritto: alla memoria di Joseph Severn, amico devoto e compagno al letto di morte di John Keats, che sopravvisse per vederlo annoverato fra i poeti immortali d'Inghilterra. Un artista eminente per le sue rappresentazioni della vita italiana e della natura, console di Inghilterra a Roma dal 1861 al 1872 e ufficiale della Corona d'Italia, in ricordo dei suoi servizi per la libertà e per l'umanità. Morto il 3 agosto 1879 all'età di 83 anni. I nomi che appaiono sulla stele sepolcrale di Severn, oltre ad Alessandro e a Ettore Rosler Franz, sono quelli di politici, artisti e letterati di altissimo livello del mondo anglosassone e statunitense, fra i quali spiccano alcuni membri dei Preraffaeliti, fra cui i due fratelli Rossetti, e i due fondatori Longfellow e Russell Lowell della Dante Society. La Keats Shelley Memorial House, la casa museo di Roma, in merito alla stele sepolcrale conserva due lettere. La prima, del 12 agosto 1881, scritta da Alessandro Rosler Franz e Walter Severn, mentre la seconda, del 20 marzo 1880, scritta da Walter Severn, presidente della Dudley Gallery Society di Londra, a Lord Houghton. La stele sepolcrale di Joseph Severn è stata realizzata nel 1882, cioè alcuni anni dopo la morte di Severn, avvenuta il 3 agosto 1879, quando Alessandro Rosler Franz viveva da alcuni anni tra Roma e Londra, essendo rimasto vedovo nel 1878. Questo avvalora la tesi che coloro che hanno contribuito all'edificazione della stele erano tutti suoi amici londinesi e americani. D'altronde, il fatto che le principesse Margherita e Patrizia, figlie di Arturo, terzogenito della regina Vittoria del Regno Unito, andarono accompagnate da dame di compagnia a casa e nello studio di Ettore a Roma, è l'ulteriore conferma che i due fratelli Rosler Franz avevano un giro di conoscenze a Londra che andava dalla famiglia reale britannica ai membri del Parlamento, da importanti intellettuali come John Ruskin a famosi artisti come i Preraffaeliti. Alessandro Rosler Franz, dopo essere rimasto vedovo nel 1878, conobbe a Londra la sua seconda moglie, Lady Julia Enrichetta Tizer. Nel 1886 il fratello Ettore lo raggiunse, rimanendo quasi ininterrottamente con lui fino alla metà del 1889. In quel periodo i due fratelli Rosler Franz viaggiarono insieme per l'isola britannica apprezzando in maniera particolare la Scozia e il sud dell'Inghilterra, come risulta dagli acquerelli dipinti che testimoniano il passaggio del pittore romano in alcune località tra cui Edimburgo, Southampton, New Forest, Oxford e Glastonbury. In quest'ultima località Ettore dipinse un acquerello che merita una menzione particolare, infatti ritrae le rovine della famosa abbazia che rappresentano, oltre al tema della leggenda di Re Artù, ricco di significati storici ed esoterici così cari alla confraternita dei Preraffaeliti, anche il segno evidente della dottrina di Ruskin, fatta propria dal pittore romano. Ruskin sosteneva che la rovina di un monumento fosse inesorabile. Nasceva, viveva e moriva. E la conservazione era solo un modo per ritardarne la morte.
La lotta contro l'eternità era causa già persa. Era un processo biologico, come la nascita e la sua vita, prendendo come esempio di bellezza proprio un rudere immerso completamente in un bosco fra la natura. Durante la permanenza a Londra, Alessandro si adoperò per aiutare suo fratello Ettore, introducendolo nei più importanti ambienti culturali, artistici e intellettuali. Nella prima esposizione italiana a Londra del 1888 parteciparono sia Ettore Roeselare Franz che John Ruskin. La professoressa Paola Bertelli, in un suo articolo intitolato Uomini e donne visti da Ettore Roeselare Franz, spiega molto bene le differenze degli acquerelli con soggetto romano e quelli dipinti in Gran Bretagna. Roma era una piccola città, un paesotto. L'immobilismo dello Stato Pontificio non le aveva dato le sembianze di una capitale. Franz ha colto lo spirito e il senso di quella Roma campagnola, di quegli uomini, di quelle donne indigenti, senza essere oziosi, facendo così coincidere la verità artistica con la verità sociale. Le sue aggiunte alla realtà non riguardano i personaggi ai quali vuol restare fedele. È abile, Franz, nel coinvolgerci in quel mondo e ci pare di sentire in quei vicoli pieni di gente le grida degli ambulanti, le urla dei bambini, il parlottio degli uomini, i versi degli animali e ci sembra di avvertire quell'impasto di odori e di fetore che imperversava nell'aria. Notevolmente sono differenti le informazioni e le sensazioni che ci fornisce sulle città inglesi. Con un distacco sembra portarci nelle strade della vecchia Inghilterra. Ai vicoli romani, sporchi e pieni di buche, invasi da una folla chiassosa in perenne movimento, vestita di colori più o meno vivaci a seconda della luce del sole, corrispondono le ampie e linde strade della Gran Bretagna, rese lucide dalla pioggia. Qui si avverte l'odore di acqua bagnata dai tetti delle case spioventi e le finestre tutte uguali con i negozi ben allineati, le vetrine e le insegne ordinate. Le strade sono attraversate da persone in bici o carriage. Gente e mezzi non sostano, semplicemente passano per strade considerate vie di comunicazione. Il sole non filtra, il sole è avvolto nella nebbia. Anche negli acquerelli inglesi, a volte austeri, veniamo coinvolti. Negli acquerelli inglesi si avverte forte la sensazione di vita urbana, certamente sconosciuta alla popolare vecchia povera Roma. Completato di dipingere gli 80 acquerelli della seconda e terza serie di Roma sparita, Ettore si divise sempre più tra Tivoli e soggiorni all'estero, dove espose le sue opere in mostra in tutta Europa. Fu uno dei pochissimi artisti che erano ammessi a Villa d'Este di Tivoli,
dove soggiornavano Franz Liszt, suo caro amico, e i membri delle famiglie imperiali austriache e prussiane. A Tivoli ritrasse il centro storico, Villa d'Este, Villa Gregoriana, Villa Adriana, le cascate, la campagna e gli acquedotti, in cui proprio in quel periodo avrebbe potuto incrociare Thomas Ashby, il direttore dell'Accademia Britannica di Roma, e che studiò e fotografò il percorso di tutti gli antichi acquedotti romani. La città di Tivoli gli concesse la cittadinanza onoraria. Ettore Rösler Franz, grato per aver ricevuto la cittadinanza onoraria, donò al comune di Tivoli il meraviglioso acquerello che ritrae Ponte Lupo dell'antico acquedotto romano dell'Acqua Marcia. Il ritratto più importante di Ettore Rösler Franz è stato realizzato da Giacomo Balla all'interno di Villa d'Este, che con questo quadro debuttò alla Biennale Internazionale d'Arte di Venezia nel 1903. In quegli stessi anni dipinse anche la campagna romana con i bellissimi acquerelli che ritraggono le paludi di Maccarese e quelle di Castelfusano. In merito ai viaggi all'estero di Ettore, essi furono favoriti dallo sviluppo delle ferrovie italiane dopo l'Unità d'Italia, permettendogli di poter girare per l'Europa e di esporre i suoi quadri in 69 mostre, di cui 46 in Italia, tra cui Milano, Trieste, Torino, e alla Biennale d'Arte di Venezia, e 23 all'estero, tra cui Londra, Vienna, Berlino, Parigi,
San Pietroburgo. Nel 1888 il Kaiser Guglielmo II lo premiò con una medaglia d'oro durante una mostra all'Accademia Reale di Belle Arti di Berlino, in cui fu esposta la prima serie di 40 acquerelli di Roma sparita. A San Pietroburgo, nel 1898, l'imperatrice Maria Fiodorovna, vedova dello zar Alessandro III e madre dello zar Nicola II, acquistò un acquerello intitolato Il bosco sacro della ninfa Egeria sulla via Appia Antica in una giornata di sole, dipinto utilizzando la sezione aurea e i numeri del matematico pisano Fibonacci. Nell'area dell'Appia Antica dipinse anche la tomba degli Orazzi, il mausoleo di Cecilia Metella, la villa dei Quintili e la tomba di Seneca. Ettore Roesler Franz è morto il 26 marzo 1907. Il professor Federico Hermanin de Reichenfeld lo volle ricordare così. Ettore Roesler Franz odiava i bei gesti e le chiacchiere. È stato laborioso, leale e buono. Non viveva che per la sua arte e amava circondarsi di cose semplici. Il pittore riposa nella cappella di famiglia al cimitero monumentale del Verano di Roma. La famiglia Roesler Franz aveva la tomba all'interno della Basilica di San Lorenzo in Lucina, ma Ettore, i suoi fratelli e suo cugino Enrico hanno preferito essere sepolti al Verano. Nella Basilica di San Lorenzo in Lucina è presente un bassorilievo che ricorda Giuseppe Roesler Franz, cugino di Ettore, morto a 13 anni e già valente pittore. Adolfo Scalpelli, unico allievo di Ettore, eresse su indicazione del suo maestro una lapide sulla via di Pomata a Tivoli, in memoria di suo fratello Alessandro, dove è inciso questo scritto. In questo luogo di pace, Ettore Roesler Franz, acquerellista insigne, desiderava ricordare Alessandro, fratello suo, console d'Inghilterra. I voti del chiaro maestro reverente scolpiva il suo unico allievo Adolfo Scalpelli. Anno Domini 1908. Ettore, con questa lapide, volle ringraziare suo fratello per averlo introdotto in Gran Bretagna nei più alti ambienti in cui frequentò le più importanti personalità politiche, culturali e artistiche anglosassoni. Roma sparita dovrebbe essere chiamata Roma esoterica per i profondi significati nascosti. È interessante, a questo proposito, fare un parallelismo con la Divina Commedia e la Bibbia. Dante Alighieri ha strutturato la Divina Commedia con una proporzione matematica sbalorditiva, dato che Dio è peso, misura e numeri, e conoscere il segreto dei numeri equivale a conoscere il segreto di Dio, come insegnò Pitagora. La Divina Commedia si presta a quattro livelli diversi di lettura: letterale, allegorico, morale e anagogico. Anche nella Bibbia si ritrovano gli stessi quattro livelli, così come nei quadri di Roma sparita si trovano più livelli di lettura. Sicuramente Ettore Roesler Franz era a conoscenza del significato esoterico della Divina Commedia
grazie alla frequentazione con Dante Gabriele Rossetti, figlio di Gabriele Rossetti, il maggiore esperto di Dante di tutti i tempi, con Longfellow e Russell Lowell, fondatori della Dante Society statunitense, e con Ernesto Nathan, uno dei fondatori della società Dante Alighieri italiana. Roma Sparita è formata da 3 serie, ciascuna di 40 acquerelli per un totale di 120 quadri. Il 3 è un numero perfetto e queste 3 serie sono come le 3 cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso della Divina Commedia. La serie di quadri di Roma Sparita, oltre a lasciare una testimonianza dei cambiamenti urbanistici di Roma, nasconde un messaggio volto a celebrare la Roma risorgimentale e a condannare il potere temporale dello Stato Pontificio, ma, e soprattutto, rappresenta l'esaltazione della spiritualità e dei valori della massoneria universale. Infatti sono presenti temi o simboli come la squadra, il compasso, il mito di Ercole, la figura di Cola di Rienzo, il solstizio estivo, il culto dei morti, le piramidi e gli obelischi. È presente inoltre un chiaro omaggio agli Scalpellini e ai 2 grandi architetti, Giulio Romano e Francesco Borromini. Non potevano naturalmente mancare anche riferimenti a Dante Alighieri, tramite quadri che ritraggono l'edificio destinato alla casa di Dante. È presente anche il concetto dell'amor sacro e dell'amor profano, ripreso da Tiziano Vecellio. In tutto questo, gli acquerelli che ritraggono il fiume Tevere, con il relativo simbolismo legato al corso dell'acqua, sono in un certo senso il collante che tiene unita la città di Roma. I 40 acquerelli del Tevere rappresentano il simbolo di sofferenza tipico del numero 40 e analogo ad esempio ai 40 anni di Mosè trascorsi nel deserto con il popolo di Israele o ai 40 giorni di Gesù nel deserto o ancora ai 40 giorni della Quaresima. Pertanto, i 40 quadri dedicati al Tevere hanno il significato esoterico della sofferenza e della successiva rinascita, proprio come la Pasqua dopo i 40 giorni di Quaresima. Essi, infatti, rappresentano la sofferenza di Roma per l'incapacità del governo pontificio di arginare il Tevere che provocava periodicamente allagamenti e danni. La rinascita di Roma si è manifestata con l'unità d'Italia, simbolo di progresso e di civiltà. E come la Fenice rinasce dalle ceneri, Roma rinasce dopo tante tribolazioni dovute al potere temporale dello Stato Pontificio. Il vero nome che attribuì Ettore Rösler Franz alla serie di 120 acquerelli non è Roma Sparita, ma è Roma Pittoresca, memoria di un'era che passa. Più chiaro di così il messaggio non potrebbe essere. Niente nostalgia dunque per una Roma papalina, pittoresca, rimasta ferma al Medioevo sotto il profilo economico e sociale. Si tratta di una ulteriore conferma che la serie di Roma Sparita è l'esaltazione dei valori della massoneria universale legati al progresso e al bene per l'umanità. Ettore Rösler Franz fa parte di una linea, si potrebbe dire una cordata, che ha congiunto i grandi pittori rinascimentali a Poussin, poi ai preraffaeliti, ai simbolisti, arrivando fino a Dalì, che ha attraversato 500 anni unendo alcuni dei più importanti pittori della storia dell'arte europea. In sintesi, l'arte di Ettore Rösler Franz è riconducibile alla corrente del naturalismo e del vedutismo per quanto riguarda gli acquerelli in cui sono ritratti gli acquedotti, le paludi e la campagna, al verismo e al realismo per una parte dei suoi quadri e soprattutto per quanto riguarda le sue fotografie,
alla corrente pittorica del simbolismo per quanto riguarda in particolare i quadri di Roma sparita. Il motivo per cui Ettore Roesler Franz lasciò scritto che tutti i quadri dovevano essere esposti in una grande sala perché in questa maniera si potevano vedere i cambiamenti dell'assetto urbanistico di Roma, è vero solo in parte. Infatti, il motivo principale è che la serie di acquerelli di Roma sparita si basa su numeri, su combinazioni e o associazioni di quadri in relazione tra di loro, su simboli e su significati esoterici nascosti che richiedono ampi spazi per poter essere ben evidenziati. Così come la grandezza del pittore William Turner è stata scoperta da John Ruskin, così la grandezza di Ettore Roesler Franz è stata intuita da Ernesto Nathan e da Ettore Ferrari. Gli avvenimenti drammatici del Novecento, con l'avvento del fascismo e del nazismo, hanno provocato sicuramente la distruzione di documenti collegati a Roma sparita e i cui segreti si sono portati nella tomba coloro che ne erano a conoscenza. Nel 1911 furono inaugurati il 29 aprile l'Expo Universale di Roma e il 4 giugno il Vittoriano, simbolo del Risorgimento e dell'Unità d'Italia. L'Expo rappresentò la celebrazione del cinquantenario del Regno d'Italia, in cui furono, per volontà di Ernesto Nathan e di Ettore Ferrari, esposti al pubblico per la prima e l'unica volta tutti e 120 gli acquerelli di Roma sparita a Castel Sant'Angelo, che era stato per secoli il simbolo del potere temporale dello Stato Pontificio. Questo documentario è dedicato a Ettore Roesler Franz, a Ettore Ferrari e a Ernesto Nathan.